Zucca sì, ma con stile. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Autunno, tempo di zucche, ma anche Halloween è tempo di decorazioni. Questo è un video un po' che comprende sia gli amanti di questa festività così tanto lontana da noi che i cultori dell'autunno, coloro che decorano la casa e amano avere tanti angolini ricercati tutto attorno a loro. E allora vi propongo oggi delle zucche molto alternative, veramente durature e graziosissime. Potrete farlo con qualunque cosa abbiate in casa, vedrete, sarà facilissimo. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la zucca come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre mini zucche col filo. Ci occorrerà un qualunque filo. Io qua ho della corda, del filo di cotone in due varianti di colore e della rafia, ma potete farlo anche col nastrino, col velluto a nastro, tutto quello che avete a disposizione. Poi mi occorreranno dei bastoncini, che possono essere o dei bastoncini di cannella, oppure io utilizzerò questi Saltig dell'IKEA, che sono, per intenderci, i profumatori per la casa, le stecche profumate. Le ho in variante di colore marrone e verde e si prestano perfettamente a fare il picciolo, diciamo così, della zucca. Un tagliabalza, una pistola per colla a caldo. Oggi proveremo insieme la mia Bosch PKP18. In molti siete stati interessati all'acquisto di questa pistola che vi ho fatto vedere recentemente in una haul. Vi metto qua giù nell'info box il link per poterla acquistare. È ottima, ragazzi, io l'ho già provata, con voi è la prima volta, ma l'ho già provata per cose mie ed è ottima. Guardate il fumo, va a temperatura e non perde una goccia di colla, meraviglioso. E poi ci occorrerà un foglio di cartoncino leggero e un pezzettino di scotch di carta. Iniziamo subito. Come prima cosa, con il nostro cartoncino creiamo un rullino. Io lo creo proprio per farvi vedere il tutto dalla A alla Z, ma se voi invece avete un'anima di una qualunque carta forno, di un qualunque Scottex, va bene lo stesso. Dal diametro del rullino dipenderà la grandezza della zucca, ovviamente. E ora capirete il perché. Prendiamo dello scotch carta e fissiamo ben bene il rullino. Adesso prendo un pezzettino di spago lungo quanto il rullino e lo fisso con due pezzettini di scotch e, partendo da un'estremità, comincio ad arrotolare attorno al rullino di cartone il mio spago. Ogni tanto metterò un puntino di colla a caldo per fissare l'andamento. Conviene ovviamente fissare anche il primo capetto. Rimango abbastanza morbida nell'arrotolamento perché poi devo tirare fuori il nastro. A questo punto slego un capo e slego anche l'altro e piano piano tiro fuori il mio rullino cercando di non farlo srotolare. Spingo così. Nel frattempo trattengo il nastrino che teneva ben assemblati tutti i giri, tiro via, tenete sempre il capo, voilà, e prendendo il capo, quello interno, smollate lì dove avete appuntato con lo scotch, con la colla a caldo, perché adesso non vi serve più che sia bello fissato, e stringete un bel nodo così. Non fate caso che non sia perfetto, non è importante in questo stadio del lavoro. Stringete un bel nodo, benissimo. Assicurate questo nodo invece ben bene con la colla a caldo, stando attenti a non bruciarvi. Togliete le parti in più,
infilate il nodo dentro la pseudo zucchetta con un bastoncino. Io in questa metterò questo verde per dare un tocco di colore. Prendo un bastoncino, lo piego leggermente con le forbici, quindi lo imbibisco di colla a caldo e lo infilo al centro della mia zucca. Bene, la prima zucchetta è bella e pronta, adesso ne farò altre. Naturalmente voi mi vedrete andare velocemente. Il metodo di formazione della zucca è sempre lo stesso. Arrotola, 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 sfila dal rotolino, stringi l'accetto al centro e infilza col bastoncino. Semplice, semplice e di grande effetto. Proseguiamo. Quando l'accetto è più sottile, ovviamente si fatica a fare materia, no? A dare corpo alla zucca. Allora passate più volte avanti e indietro sul corpo della zucca, non fermatevi a un solo passaggio. Quindi anche a questo punto tagliamo e creiamo la nostra zucca come abbiamo visto prima. Fisso un attimo il lembo. Ditemi se non è un amore. Continuiamo. Ed ecco anche la nostra terza zucchetta bella e pronta. Ora le compongo in una bellissima composizione autunnale e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao e felice autunno e Halloween, perché no, a tutti. Ciao! Zucchette, quale vi piace di più? Quella in corda? A me piace molto questa in corda e molto nelle mie corde. Oppure quella in raffia o quella in cotone? Oppure ditemi le varie modalità in cui voi farete le vostre zucche. Sono facilissime da fare, durevolissime veramente e anche molto belle. E vi do un'idea aggiuntiva: nel legnetto, tanto che sia cannella quanto che sia un qualunque tipo di legnetto abbastanza assorbente, potete anche mettere qualche goccia di essenza per far profumare la vostra casa e i vostri angolini preferiti. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare in tutti i miei social, primo Instagram fra tutti, dove troverete tante anteprime di tutti i video che vi propongo. Vi aspetto anche sui miei altri due canali YouTube, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Ancora ci sono persone tra voi che non sanno che io ho altri due bellissimi canali su YouTube, Ombretta
dove parlo di me, e Due Cuori e Una Cappa, dove sono col mio maritino a cucinare. Allora vi aspetto tutti numerosissimi, e naturalmente vi aspetto tutti numerosissimi sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!